E dopo le notizie rientriamo in studio. Io sono in compagnia del primo cittadino di Bisignano in provincia di Cosenza. Benvenuto sindaco. Grazie, il sindaco grazie, è Francesco Lo Giudice. Allora, sì. una nomina fresca fresca, due mesi sì. appena, lei appunto alla guida di Bisignano. Vogliamo fare un primo resoconto di quello che ovviamente state realizzando in questo borgo sì. così bello che è nella provincia di Cosenza? Sì, Bisignano è una città bellissima, a cui invito non solo te ma tutti i teleascoltatori, i telespettatori a venire a visitare. Un resoconto molto breve, ci siamo trovati innanzitutto ad affrontare le emergenze di questa estate così torrida e così pericolosa, perché abbiamo avuto una grandissima, eccezionale, straordinaria siccità che ha fatto soffrire molte famiglie la carenza dell'acqua, e questo ci ha veramente creato tantissimi problemi, tantissimi disagi. E secondo, l'emergenza incendi. Abbiamo avuto quest'anno in Calabria. Anche voi ovviamente siete stati assolutamente sì, Bisignano vittima. È una città con un territorio di circa 86 km quadrati. Molto vasto. Molto anche. Vasto e purtroppo devastato dagli incendi. Noi ci siamo trovati ad affrontare subito queste emergenze, abbiamo cercato di farlo nel migliore modi in collaborazione con le forze dell'ordine, la protezione civile, tutti i soggetti deputati alla sicurezza. E poi quindi nel frattempo, mentre pensavamo a fare in modo che queste emergenze non ci creassero danni a cose o persone, abbiamo iniziato, come giusto che sia, a programmare lo sviluppo, perché ecco qui, soprattutto in Calabria, penso sia necessaria l'abilità da parte degli amministratori di saper passare da una cultura dell'emergenza a una cultura della programmazione dello sviluppo. Ecco, sindaco, tra l'altro lei è un ricercatore proprio in merito. Sì, quali saranno i punti che lei affronterà, diciamo, come primi punti fondamentali? Sì, ci siamo posti due basi, diciamo. Innanzitutto la legalità. Ripristinare un certo livello di legalità è assolutamente necessario per dare fiducia ai cittadini e sicurezza ai cittadini, che sono presupposti fondamentali per la crescita e lo sviluppo. E parlavo proprio poco fa, stiamo per fondare, lo dico in anteprima, un osservatorio permanente sulla sicurezza urbana e la legalità, a cui parteciperanno tutti i soggetti deputati a garantire la sicurezza sul territorio. E secondo, valorizzare le risorse che si hanno, quindi le immense, bellissime risorse di cui tutti i comuni calabresi dispongono. Bisignano ha tantissime risorse, alcune sono veramente uniche. Se noi riusciamo come amministratori calabresi a innescare questo processo di valorizzazione di tutte le meraviglie che abbiamo, di tutte le cose belle, di tutte le cose che ci caratterizzano, riusciamo, secondo me, riusciamo in pochi anni a creare veramente una svolta. Ecco, sindaco, proprio brevemente, se riesce in 30 secondi, sì. quali sono i punti di debolezza e i punti di forza di Bisignano? Allora, abbiamo trovato una città, abbiamo ereditato una città con gravi difficoltà economiche, con gravi disagi sociali, è una città non pulita, sporca, quindi disorganizzata, ma è una città che ha una storia immensa e importantissima, ha delle tradizioni artigianali e artistiche di grandissima importanza, come la liuteria, la ceramica, abbiamo l'agricoltura che è di eccezionale pregio, l'allevamento dei cavalli che facciamo da secoli. Se noi puntiamo su tutte queste cose, con le potenzialità riusciremo a vincere le criticità, ne sono sicuro. Grazie sindaco, grazie in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie ancora grazie al sindaco di Bisignano, Francesco Lo Giudice, e noi ci vediamo più tardi. Grazie.